In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ancora da dirvi, ma per il momento ne siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Una breve meditazione per spiegare questa grande festa, una delle feste più importanti per il popolo di Israele, soprattutto nella presenza di tanti bambini, per capire chi è lo Spirito Santo. Perché adoriamo lo Spirito Santo? Perché non è stato facile credere nella divinità dello Spirito Santo, soprattutto perché c'erano tante setti, tante eresie all'inizio del cristianesimo, soprattutto dopo il Concilio di Costantinopoli nel 381, viene dichiarato che lo Spirito Santo è uno col Padre e col Figlio, è la terza persona della Trinità. Adesso vediamo concretamente chi è lo Spirito Santo. Santa Caterina da Siena, quando parla dello Spirito Santo, parla del grande sconosciuto. Lo Spirito Santo è Dio, il Dio che agisce in mezzo a noi, il Dio è uno, Padre, Figlio e Spirito Santo. In sé Dio sono tre persone, dice Sant'Agostino, perché sono relazioni, ma quando Dio agisce, per appropriazione il Padre, il Creatore, il Gesù, il Redentore, lo Spirito Santo è il Santificato, ha la funzione di farci diventare santi, farci diventare buoni. Ecco perché San Paolo oggi ci presenta questa bellissima lettura che scrive la comunità dei Galati. Siamo in Turchia, il centro della Turchia si chiama Galazia. E San Paolo ha dedicato questa bellissima lettera, ci fa comprendere quando c'è lo Spirito Santo, perché quando in noi c'è lo Spirito Santo ci sono i suoi frutti, dice Gesù nel Vangelo: dagli alberi riconoscerete i frutti. Se i frutti sono buoni, l'albero è buono, ma se i frutti sono cattivi, se si comporta male, e San Paolo elenca questi frutti, vuol dire che non c'è lo Spirito Santo. Adesso vedremo, ecco, nella prima lettura abbiamo visto che viene festeggiato a Gerusalemme, era piena di gente. Perché? Perché si festeggiava la Pentecoste, che è una delle tre feste più importanti per gli ebrei. E quindi era piena di gente da tutte le parti d'Europa, allora conosciuta, nella terra allora conosciuta, dalla Turchia, dall'Egitto, abbiamo visto da Cipro. Erano pieni di ebrei e di giudei per festeggiare la Pentecoste. È una festa che avveniva 50 giorni dopo la Pasqua, ecco perché Penta deriva dal greco, cioè 50 giorni dopo la Pasqua si ringraziava Dio per il raccolto, e questa era la Pentecoste. E qui poi si festeggiava anche per il grande dono dei comandamenti, la festa del sì, della nuova alleanza. E quindi era tanta gente, e improvvisamente ci fu un tuono, c'è un forte, un terremoto, un tuono, e videro queste lingue di fuoco scendere sugli apostoli, sui discepoli che stavano in preghiera. Ma com'è possibile? Che cosa sta succedendo? Perché questo lampo? E allora cominciano a parlare in tante lingue, tutti comprendevano, perché venivano dai paesi lontani, parlavano in arabo, parlavano, dico, in greco, tutti quanti comprendevano le parole degli apostoli, il dono della glossolalia, uno dei doni dello Spirito Santo, parlare in tante lingue. E questo manifesta ancora una volta una teofania di Dio, una manifestazione di Dio, indica proprio la presenza di Dio in mezzo a loro. E quindi comincia ad annunciare, San Pietro comincia il suo bellissimo discorso, comincia a parlare di Gesù, quel Gesù che voi avete ucciso, noi l'abbiamo visto risorgere. Gesù non può morire, è Dio. E tutti quanti si sentono trafiggere il cuore, perché se dire che quel Gesù che voi avete ucciso, e così anche noi, che cosa succede? Quando tu commetti il peccato, ti comporti male, quel Gesù che è dentro di noi, lo Spirito Santo, fugge via, questo è il peccato. Quando lo Spirito Santo non è contento di te e va via,
e allora siamo in peccato mortale. Oppure quando lo Spirito Santo si rattrista e agisce non molto nella nostra vita, non ci dà tanti aiuti perché non è contento di noi, è presente ma non è contento, allora si ottengono poche grazie perché c'è poco amore. Per questo il sacerdote porta i paramenti di colore rosso, la Pentecoste, che indica proprio simbolo dell'amore, della forza, l'amore di Dio, perché è l'amore di Dio che si manifesta in noi con lo Spirito Santo, come dice San Giovanni, perché Deus caritas est, Dio è amore. E qui nella seconda lettura San Paolo dice proprio questo. Siamo nella lettera, quindi, abbiamo detto, ai Galati, capitolo 5, versetto 22, e San Paolo parla della carne e dello spirito. Che cos'è la carne? Il corpo umano, il corpo pieno di passioni, di disordinate, dice San Paolo. Se sei con Gesù non puoi desiderare alcune cose, che San Paolo è concreto, elenca da buon teologo, da buon fariseo, elenca quelle che sono le opere che dispiacciono a Dio. Invece le opere che piacciono a Dio fanno sì che lo Spirito Santo è in noi, e quando c'è lo Spirito Santo, ecco, ci sono i frutti. E San Paolo è molto concreto, una lettera molto bella questa dei Galati. Non vi lasciate, ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben noto le opere della carne. San Paolo elenca queste opere della carne, i frutti della carne, la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, divisioni, fazioni, invidia. Quando dentro di noi c'è l'invidia, hai invidia verso il tuo fratello, verso il tuo amico, non a Gesù non piace lo Spirito Santo che in te fugge via. Non deve essere invidioso, perché l'invidia è un vizio capitale, e l'invidia è tremendo, che ti logra, è un vizio che porta a commettere altri peccati. Quindi è brutto tenere in noi l'invidia, perché essendo un vizio, l'invidia porta a parlare male degli altri, l'invidia porta a fare dispetti agli altri, l'invidia porta a calunniare il tuo fratello che ti sta a fianco. È un peccato che dispiace a Dio. E dice San Paolo, chi fa questo, chi ha invidia perché l'altro è più bravo di te, o perché non ti vuole ascoltare, o perché tu abusi della tua autorità, tu non piaci a Dio, Dio non è contento di te. E così elenco questi peccati, come dire, ripete, la gelosia, i dissensi, perché l'invidia porta poi alla divisione, a litigare, a fare i dispetti, le fazioni, si creano gruppi, e questo non piace al Signore. E poi San Paolo elenca impurità, impudicizia, dissolutezza, porta al tradimento, all'infedeltà coniugale, porta anche nei pensieri alla stregoneria, andare dei maghi, fattucchieri, e farsi leggere la mano, e cartomanzia, tutti i peccati gravissimi, dice San Paolo. Chi fa questo non avrà mai nel regno dei cieli, cioè non andrà mai in paradiso. Se vuoi andare in paradiso, San Paolo dice, segui lo spirito, non seguire la carne, il corpo, le passioni del mondo, la logica del mondo, ma segui Gesù che ti ama. E quando c'è, quindi, e c'è lo Spirito Santo in te, che cosa c'è? Il frutto, l'amore. L'amore, come dice il Papa Benedetto XVI, vuol dire donazione, San Giovanni Paolo II, una donazione senza limiti, una donazione senza condizioni. Allora lì si comprende che quando tu sei generoso, aiuti il tuo fratello, il tuo amico che ha bisogno di te, in te c'è lo Spirito Santo, perché c'è l'amore, ti doni senza interessi. E quindi, dice San Paolo, elenco questi frutti, quindi la gioia e la pace. La pace vuol dire l'armonia. La pace, cioè la pace che non è assenza di guerre, dice con Giovanni di Casio, ma pace vuol dire quanto tu sei in armonia, un'armonia ordinata secondo la volontà di Dio. E quindi la pace segue la gioia, il sorriso. Diciamo, Dio ama chi dona con gioia. Quando una persona è sempre triste, nervosa, sgarbata, c'è qualcosa che non va, non c'è lo Spirito Santo. Perché quando c'è lo Spirito Santo, c'è il sorriso, c'è quella gioia, quella pace, ma quando l'anima sta in peccato, la coscienza morde, la coscienza ti rimprovera qualcosa, perché fai delle cose di nascosto, che a Dio non piacciono, quando diciamo anche le bugie, diciamo il falso, facciamo delle cose di nascosto. Allora ecco, l'anima non ha pace, non ha gioia, è triste, è già morta. E questo è quindi è presenza dello Spirito Santo quando c'è la gioia. Quindi San Paolo elenca altri frutti, soprattutto la magnanimità. Che significa magnanima in greco? Avere un cuore grande, un'anima grande, sei generosa, non sei una persona egoista, pensi soltanto a te stesso, ma aiuta chi ti sta accanto. E così la benevolenza, volere il bene dell'altro, non maledirlo, sembra arrabbiata, parlare male, così la bontà e la fedeltà ai tuoi doveri di mamma, di moglie, fedele, la fedeltà.
la mitezza e il dominio di sé, la temperanza, che quindi parla anche della modestia, della continenza, della purezza, in alcuni testi delle lettere ai Galati, in alcuni testi paralleli. Quindi e sono fondamentale quindi il dominio di sé, controllarsi, non farsi travolgere dalle passioni, ma soprattutto essere impulsivi. Allora chiediamo veramente allo Spirito Santo, ecco, quando in noi ci sono questi frutti vuol dire che c'è la presenza di Dio e dello Spirito Santo. E Gesù ci dice nel Vangelo, abbiamo ascoltato il Vangelo di San Giovanni, che è un bellissimo testo, siamo nel capitolo 15, e il contesto dell'ultima cena, dove Gesù fa questo bellissimo discorso di addio, il testamento spirituale di Gesù: io vado al Padre e andrò dal Padre per portarvi chi? Lo Spirito Santo, che viene dal Padre per mezzo di me. Ecco, procede dal Padre e dal Figlio, perché lo Spirito Santo entrerà in voi con i suoi 7 doni. Ci ricorda anche Isaia nel capitolo 11, 7 doni, lo Spirito è il dono dell'intelletto, che vi illuminerà, vi farà ricordare tutto quello che vi ho detto, comprenderete i grandi misteri di Dio. Così il dono della scienza, dove vedere Dio in tutte le cose create, come diceva San Francesco, anche nella pecorella vedeva Gesù che si immola nell'agnello, cioè nelle cose create vedi l'impronta, le vestigia di Dio, l'impronta di Dio. Ecco il dono della scienza, come il dono del consiglio, sapere agire subito, bene, cosa fare. E lo Spirito Santo che dice: fai così. E quello è il dono del buon consiglio, del consiglio. Così il dono della fortezza, essere fedele a Gesù, costi quel che costi, non dirò mai una bugia, non dirò mai falsa mamma e papà, non mi comporterò mai, ma ecco la fortezza, perché io voglio essere fedele ai comandamenti di Dio. E così anche il grande dono del timore di Dio e della pietà. Che cosa vuol dire la pietà? Sentire Dio come padre, dice San Paolo. Quando in noi c'è lo spirito della pietà, il dono della pietà, il nostro Dio lo chiama papà, Abba padre, dall'ebraico, aramaico, Abba, Dio è tuo padre. E quindi se Dio è tuo padre, il tuo fratello, il tuo compagno di classe, è il tuo fratello. E stai attento a non offenderlo, perché tu non offendi il tuo fratello. Ecco il dono della pietà, sentire la paternità divina, l'amore di Dio. E il dono del timore di Dio. Che significa timore? Che non ho paura di Dio, ho paura di offendere la persona che amo. Amo tanto Dio, amo tanto mamma e papà, e sto attento a non offenderlo. Se io voglio bene a mamma, non gli faccio i dispetti, perché so che lei se ne dispiace, allora sto attento. Questo vuol dire il timore di Dio, un amore filiale, un vero amore, non tanto amore la paura del castigo perché vengo rimproverato, ma paura di offendere la persona che voglio bene. E questo è il timore di Dio, che è il più grande dono, perché dice il testo della sapienza, il timore di Dio è il principio della sapienza, entra nello Spirito Santo in noi. Allora in questa grande Pentecoste chiediamo allo Spirito Santo di riempirci dei suoi doni, per essere forti, fedeli, e non seguire le passioni della carne, quello che fa il mondo, che offende Dio, ma seguire Gesù, i suoi comandamenti. E nel Cenacolo erano presenti Maria con tutti gli apostoli, i discepoli. Maria sta al centro del Cenacolo, nella discesa dello Spirito Santo, perché domani festeggeremo, Maria è la madre della Chiesa, è la madre di tutti noi, e chiederà a lei l'aiuto per essere fedele allo Spirito Santo. E San Francesco definiva la Madonna come la sposa dello Spirito Santo. Dove c'è lo Spirito Santo c'è Maria, perché è la sposa, dove c'è Maria c'è lo Spirito Santo, sono inseparabili. E chiediamo a lei affinché lo Spirito Santo prenda possesso della nostra anima. Chi è? È Dio stesso che entra in noi e ci deve santificare, purificare. Siano lodati Gesù e Maria.